Ed ecco, come vedete, siamo a bordo della nostra Porsche, la numero 318. Con me qui Andrea Galgano, che è importante da raccontare a tutti. Chi è Andrea? Andrea, oltre ad essere... Andrea, ti definirei anche un guru della formazione, perché questo è vero. E comunque colui che materialmente sta portando via avanti la nostra gara, la nostra 1000 miglia di Fonditalia. Siamo nella splendida cornice di Piazza del Campo. Andrea, terminate due giornate intense, conclusesi ieri nella splendida cornice di Via Veneto a Roma, ma stamattina alle prime ore siete ripartiti per atterrare oggi qui a Piazza del Campo Siena e proseguire ancora con la tappa che terminerà a Parma. Ti chiedo all'inizio, a caldo, perché veramente con il caldo torrido di queste giornate, com'è stata questa esperienza? Esperienza è la parola chiave, perché è davvero una cosa splendida, e devo dire che quando ho parlato a Fonditalia di questa iniziativa è stata accolta davvero con un grande entusiasmo, e si capisce anche dai luoghi che si incontrano davvero il perché. È una gara di regolarità dove è importante pianificare bene ogni singola tappa, è importante sapere in anticipo da dove si parte e ovviamente dove si deve arrivare, è importante quindi pianificare le soste, e insomma è davvero un percorso, non dico ad ostacoli, ma che implica alcune difficoltà ed insidie, così come quello della crescita personale e professionale. Inoltre, definita questa la gara più bella al mondo, e lo è effettivamente per gli oggetti che vi partecipano, che sono dei pezzi importantissimi di alto antiquariato, lo è per i luoghi che si incontrano. L'Italia è davvero il paese più bello del mondo, così come è il pubblico che incontriamo lungo le strade, e quindi possiamo dire oggettivamente che la formazione e gli strumenti come Fonditalia, che ne sono gli attori effettivi e protagonisti, incontrano le persone, la gente nei luoghi. Ecco Andrea, noi in ogni tappa stiamo incontrando tantissime imprese, tantissimi imprenditori, molti enti attuatori, moltissimi lavoratori che vogliono conoscere, vogliono innanzitutto ammirare le bellezze ovviamente di queste macchine, che sono dei veri e propri gioielli, ma allo stesso tempo vogliono conoscere le prospettive per il mondo della formazione. Saranno a breve avviate nuove sperimentazioni nel campo della formazione, delle politiche attive del lavoro, penso ad esempio alla nuova edizione del Fondo Nuove Competenze, penso anche allo strumento GOL. Ecco, quanto secondo te è importante, o meglio sarebbe importante, il coinvolgimento anche dei privati nella gestione delle politiche attive per il lavoro? È fondamentale ed essenziale, e infatti non è un segreto che i fondi siano stati proprio eletti, mi viene un termine di questo tipo che ha un sapore politico ma che effettivamente ha anche un significato concreto, che sostanzialmente sono stati appunto deputati a gestire i progetti di Fondo Nuove Competenze in collaborazione con AMP. La cosa interessante e intrigante sarà la sfida su GOL, perché il mio personale parere ed opinione è che i fondi hanno, come posso dire, dimostrato una grande capacità di spesa ed efficienza, e sono sempre riusciti ad arrivare dove c'era davvero bisogno di arrivare. Quindi una formazione fatta laddove emerge un fabbisogno, esatto, formativo reale e concreto? L'articolazione del fabbisogno formativo e la domanda è animata dagli enti attuatori, dalle persone, quindi è una questione privata e dovrebbe continuare ad esserlo. Ecco, Andrea, in conclusione, l'hashtag che stiamo portando avanti è la formazione non si ferma. Speriamo nemmeno noi. Speriamo nemmeno noi, ma i risultati che state raggiungendo per ora sono assolutamente lusinghieri. Noi continueremo a seguirvi con attenzione. Siamo dietro di voi per seguire tutti i momenti di questa 1000 miglia. Ancora in bocca al lupo, ma parleremo ancora con te all'arrivo a Brescia. Grazie di essere con noi, Andrea. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie.